Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e all'appuntamento settimanale con il Manga News 24. Ho visto che l'inserimento delle varie uscite manga che ci saranno nel corso della settimana entrante è stata un'idea accolta in maniera molto positiva da voi e quindi cercherò di riproporlo settimana dopo settimana per cercare di soddisfare al meglio, diciamo, le vostre esigenze. Detto questo, andiamo subito con una velocissima sigla e poi iniziamo a parlare prima delle novità che ci sono state questa settimana e poi di quello che troveremo in fumetteria nel corso di questi prossimi giorni. Allora, iniziamo col fatto che io mi ero promesso di cercare di parlare il meno possibile per quanto riguarda le Steelbox, ma in questi giorni mi è arrivata un'email da parte di Planet Manga dicendo che il mio ordine personalmente era stato accettato perché ne ho acquistata una più un altro prodotto in aggiunta per cercare di non pagare le spese di spedizione, ma che comunque sono stati accettati tutti gli ordini fino ad un massimo di 5 copie. In tantissimi su Instagram ho visto che eravate entusiasti di questa notizia. Personalmente ho dei vari dubbi a riguardo invece, per il semplice fatto che già 5 copie, se ci andiamo a pensare, secondo me sono già tantissime. Cioè la limitazione ci sta, ma qualcuno mi deve spiegare, uno che acquista 5 copie, cosa se ne deve fare se non rivenderle e quindi fare pure semplice bagarinaggio. Io nella mia testa avevo pensato che il numero di copie giusto sarebbe stato 2, perché per non pagare le spese di spedizione può essere che due amici si mettano insieme, fanno un ordine unico e gli arrivano 2 copie, e su questo io non avrei avuto assolutamente nulla da ridire. Io stesso, ve lo dico chiaro, sto pensando, una volta che le rimetteranno in vendita giorno 11 maggio, di provare ad acquistare una seconda copia, ma per il semplice fatto che la vorrei scambiare con quella di Death Note. Quindi se c'è qualcuno di voi che ha quella di Death Note e non riuscirà a prendere quella di Naruto, se io ce la faccio sappiate che l'acquisterò non per andare a guadagnarci sopra, ma perché mi piacerebbe a fine anno avere tutte le Steelbox uscite e quindi avrò intenzione probabilmente di scambiarla con quella. In ogni caso voglio sapere invece voi cosa ne pensate di tutta questa situazione, se siete d'accordo con il mio discorso, e se non lo siete, ovviamente nessuno si offende perché tutto questo discorso sono opinioni puramente personali e soggettive, e quindi voglio sapere invece come la ragionate voi e cosa avreste fatto se fosse state al posto di Planet Manga. Ora, detto questa enorme premessa con la notizia principale di questa settimana, quindi le news inerenti a questa Steelbox, andiamo a parlare invece di quelle che sono state alcune altre novità abbastanza interessanti che sono uscite questa settimana. Spy X Family potrebbe ricevere un adattamento anime. Il manga di Tatsuya Endo ha iniziato veramente col botto, tanto che a breve dovrebbe arrivare l'annuncio dell'inizio della produzione animata. GMO Internet ha infatti registrato il dominio spyfamily.net ed è spuntato anche un account Twitter chiamato spyfamily_anime, ma che al momento risulta privato. Non ci resta che attendere ulteriori novità, ma che sicuramente arriveranno in tempi brevi. Arriva invece l'ufficialità dell'adattamento anime per Girl from the Other Side, un'opera che grazie alla sua ambientazione fiabesca e a una bellissima storia ha catturato l'attenzione di molti lettori. Ormai da tempo i fan aspettavano l'annuncio dell'anime, che finalmente arriverà nel 2022, grazie a Studio WIT. L'opera sarà adattata in un lungometraggio che uscirà come OAD, insieme ad un volume bonus del manga. La data prevista è il 10 marzo 2021. Tower of God sarà in vendita a partire dal 16 giugno, con una doppia sovraccoperta davvero speciale. A quella regular si aggiunge infatti una variant cover realizzata dal fumettista italiano Giacomo Bevilacqua, famoso per A Panda Piace ed Attica, sarà presentata agli Star Days. È possibile prenotare, esclusivamente nelle fumetterie aderenti, una copia autografata e dedicata dal disegnatore. Ricordo che la serie anime di Tower of God è già disponibile in streaming su Crunchyroll. L'adattamento anime di La Via del Grembiule ha finalmente una data di uscita ufficiale. Si tratta di giovedì 8 aprile, data nella quale Netflix lo lancerà in anteprima mondiale.
In patria, l'uscita del settimo Tankobon è prevista per il 9 marzo, mentre ricordo che in Italia è pubblicato da J-Pop ed attendiamo il volume 5 a fine marzo. Magic Press adatta il prezzo degli arretrati di alcune serie manga alle novità, pertanto passeranno da 5,90€ a 6,90€ i seguenti titoli. Adekan dal volume 1 al volume 5, Il tiranno innamorato dal volume 1 al volume 7, Mi vergogno da morire dall'1 al 6, Sex Pistols dall'1 al 7, Tra le braccia della primavera volumi 1 e 2, Trattami con dolcezza dal volume 1 al volume 8. Inoltre la casa editrice porterà a breve in Italia uno degli shoujo più amati dal pubblico giapponese, ovvero Skip Beat di Yoshiki Nakamura, storia di un amore impossibile tra un ragazzo, Sho, che dalla periferia si trasferisce a Tokyo per fare l'idol, e Kyoko, sedicenne, che invece di piangersi addosso per il successo dell'amico, decide di entrare in competizione con lui e batterlo sulla fama. E queste sono state le notizie un pochettino più interessanti di questa settimana. E ora però arriviamo al momento cruciale di questo video, il momento che tutti state aspettando, ovvero cosa troveremo in fumetteria questa settimana. E iniziamo con le pubblicazioni Star Comics, con ovviamente dobbiamo partire da Demon Slayer, il volume 12. Poi come novità assoluta troveremo Domani il pranzo sei tu, il primo numero, Jojonium, volume 10, Kuroko's Basket Replace Plus, il volume 9, Pretty Guardian Sailor Moon, anch'esso in uscita col nono volume, Real Account 23, che ricordo che dovrebbe essere il penultimo volume che poi andrà a chiudere questa serie, Requiem of the Rose King volume 13, Savage Season volume 3, Seiri-chan secondo giorno 2, Tales of the Wedding Ring il volume 8. Queste erano le novità per quanto riguarda Star Comics. Passando poi a Planet Manga, non possiamo che non iniziare da Naoki Urasawa, che ci presenta Kushami e Chu, che vi ricordo che è una storia di capitoli brevi che vanno a raccontare un pochettino gli esordi di Naoki Urasawa, ma in ogni caso nessuna di queste storie che troveremo dentro questo volume era già scritta in altre sue opere, quindi sono tutte totalmente inedite in Italia. Poi avremo, per chi non ha acquistato il bundle con i primi due volumi, l'uscita del secondo numero di Sing Yesterday for Me, Ragnar Crimson volume 6, Kengan Ashura volume 13, Aposins 6, Nobiltà Contadina 6, Wotakoi Love is Hard for Otaku con il volume 7, Jujutsu Kaisen anch'esso arrivato al volume 7 e in questi giorni sappiate che ha addirittura superato come copia in circolazione nell'ultima settimana Demon Slayer, quindi un manga che in Giappone sta prendendo veramente tantissimo il pubblico giapponese. Poi abbiamo Plunderer col volume 9, Inoue ga Crush volume 5, Spikes Family il volume 3, Spikes Family che uscirà sia in edizione regular sia in edizione variant, augurandoci tutti che sarà l'ultimo numero pubblicato con questa doppia versione. Proseguendo, passando a J-Pop, possiamo trovare 5 volumi in uscita questa settimana e sono la novel di Danmachi, la decima novel riguardante questo titolo, Anako-kun il volume 5, Il bisturi e la spada 6, Land of the Lustrous 6, The Quintessential Quintuplets il 14, per chi non aveva ancora acquistato il Girl 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 Bundle ma che aspettava di leggere solo ed esclusivamente questo numero separato da Rent a Girlfriend. Per quanto riguarda Magic Press abbiamo l'uscita del secondo numero di BAM, che era acquistabile anche questo in un cofanetto racchiudente tutti i volumi della serie tutto al completo, e poi Goen che fa uscire praticamente tutti i suoi titoli del mese di marzo tutti concentrati in questa settimana. Infatti troveremo Devils and Realists i volumi 8 e 9, Due come noi il volume 37, Forza Genki volumi 11 e 12, Il sentiero dei fiori volumi 7 e 8, Karakuri Circus il volume 25, Kiss Me Not Me i volumi 10 e 11, Moyasimon il volume 12, Oggi sono in ferie volume 4, e pensate che di quest'opera l'ultimo numero era uscito nel 2014, quindi riprende dopo anni e anni che non se ne sentiva più parlare, Rin con il volume 9, Shibuya Goldfish volume 7 e Teichi High School il volume 7, quindi per quanto riguarda Goen questa settimana abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta, tutte le serie
che stiamo seguendo quasi tutte le serie che Goen ha in corso, usciranno e potremo proseguire a leggerle. Con questo, ragazzo, vi ho elencato tutte le novità, il mio pensiero sulla Steelbox e tutte le uscite di questa settimana. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona serata!